Allora, il censimento che andiamo a presentare mette in evidenza una fotografia quantitativa e qualitativa della pubblica amministrazione, dando anche dei dati che consentono di quantificare correttamente la sua dimensione e il ruolo che svolge nella nostra economia e nella nostra società. Siamo in presenza di circa 12.000 istituzioni, le quali fanno parte 3 milioni, più di 3 milioni di lavoratori. In gran parte, più o meno nel rapporto di 10 a 1, con posizioni da lavoro a tempo indeterminato. Quindi è chiaro che si tratta di una componente estremamente importante, che peraltro, dal punto di vista del mercato del lavoro, assorbe una quota che rispetto ad altri paesi europei, contrariamente a quanto si crede, è tutto sommato relativamente bassa, perché noi abbiamo i paesi nordici dove si arriva al 30% dei lavoratori che operano nella pubblica amministrazione, da noi siamo intorno al 13-15%. Un altro elemento estremamente importante, da tenere in considerazione nel fare un po' il panorama di questa realtà è, la presenza di una componente femminile predominante, circa due terzi, che tuttavia, non raggiunge ancora le posizioni apicali, se non in una misura abbastanza ridotta, tipo poco più del 10%, 10-15%. Un altro fenomeno estremamente importante è quello dell'invecchiamento della pubblica amministrazione, o meglio della componente che opera nella pubblica amministrazione che via via viene ad assumere età sempre più avanzate, in un quadro di invecchiamento naturalmente della popolazione italiana, ma che però, come dire, crea, anche forse per una mancanza di ricambi, negli ultimi anni, crea una maturità della componente lavorativa che in qualche modo si vorrebbe, ci piacerebbe poter, come dire, modificare in senso di ringiovanimento. Ecco, io credo che il quadro che emerge dalla nostra indagine consente di fornire degli elementi importanti non solo per conoscere, ma anche per monitorare, per seguire nel tempo le evoluzioni e naturalmente nel momento in cui si dovessero attivare iniziative di cambiamento per verificare gli effetti che queste in qualche modo possono comportare.